Ma buongiorno e bentornati anche oggi con questo nuovo video. Oggi parleremo della GoPro Fusion che un mio amico mi ha prestato molto gentilmente. Infatti in questo video vedremo delle varie riprese, vi parlerò più o meno di lei, vi farò vedere un giro di un pomeriggio di un paio d'ore delle riprese che ho fatto con questa GoPro. Ha una doppia fotocamera, fa i video in 4K a 60 fps in modalità 3K. È una GoPro abbastanza pesantina. È molto comoda, diciamo, perché schiacciando qui si accende il display, si vedono tutte le varie impostazioni della GoPro. Da questa parte qui si accede all'entrata USB-C per ricaricare la GoPro. Questo pulsante serve per accendere la GoPro e le varie impostazioni andando su e giù. E da questa parte qui, invece, scorrendo, abbiamo la batteria e le due micro SD per i video. Adesso l'ho accesa e mi dice il 94% della batteria, in quanto sto registrando in caso in cui andassi ad registrare, e in modalità video fa anche le foto e niente, e lo andiamo a scoprire nel video. Anche oggi sono a pedalare e un mio gentilissimo amico ha deciso di imprestarmi la sua GoPro Fusion. Come sapete, o perché dispone di una GoPro, questa Fusion ha doppia fotocamera e io che faccio? Che ho deciso anche sulla mia pagina YouTube, ciao, di fare video vlog sul ciclismo, sui miei giri in bici, sullo sci, sugli unboxing e tante altre cose, eccetera. Oggi, in questa giornata, un po' di sole, un po' di vento, un po' di nuvole, proviamo con un giro tranquillo questa GoPro e vediamo se riesce a fare dei video dove prende me che pedalo più il panorama. Vedremo il suo audio, come funziona e se ha una stabilizzazione ottica come la GoPro Hero 8 Black che ho. In teoria la dovrebbe avere, essendo una GoPro prima del 7. Cioè, quando è uscita la GoPro 7 c'era anche la GoPro Fusion, che in teoria dovrebbe avere la stabilizzazione ottica. Comunque, a fine video e quando editerò questo video vedremo se e come sono venuti i video. Adesso il mio amico me l'ha prestata. Se dovesse andare bene e se dovesse soddisfare le mie esigenze, la terrò. Per chi mi conosce sa che in questo periodo per me è più difficile portare dei video vlog in bici, dato che lavoro, quindi ogni tanto dovrò portare dei video diversi, tipo unboxing, robe di tecnologia, telefoni, MacBook, eccetera. Adesso siamo a San Lorenzo, scenderemo fino a Porte Arche e decideremo che giro fare. Comunque oggi giornatina calda e anche tanto fredda, usciti dalla galleria, che lì è molto più freddo, e adesso si scende. Speriamo di non beccare acqua e fatemi sapere anche secondo voi come sono i video con questa GoPro. Risaliamo dal ponte dei Servi. Madonna che gnocca. Oggi ho deciso di fare un giretto un po' più soft per provare questa GoPro e vedremo che video fa e come funziona, e dopo deciderò se tenerla oppure dirle di no, ok?
che non fa per me. E semmai comprerò due GoPro, di cui una ce l'ho già, e comprerò un'altra GoPro Hero 8 per fare una ripresa, una dal petto e una dal manubrio. Però vedremo. Adesso abbiamo iniziato la salita verso Villa Banale per scollinare a Tavodo, diciamo, e dopo per risalire di nuovo a Torsino e San Lorenzo. E dopo direzione Malveno con il falso piano. Villa Banale verso Tavodo e adesso abbiamo un po' di, diciamo, pianura per pedalare agili fino ai tornanti di Torsino per iniziare di nuovo la salita. Comunque, guardando le statistiche della mia pagina YouTube e dei video, ho visto che il 76,3% che guarda i miei video non è iscritto alla mia pagina YouTube. Beh ragazzi, iscrivetevi qua sotto al video e lasciate un bel pollice in su, che per voi è gratis e che per me fra qualche tempo potrebbe essere importante per andare avanti con la mia pagina. E scrivete un commentino se i miei video vi piacciono, che video e tipo vorreste vedere, no? E se volete seguitemi anche sulla mia pagina Instagram a roberto.franchi94 e alla mia pagina Facebook Roby Franchi. Bene, San Lorenzo abbiamo raggiunto il nostro passo. Adesso arriviamo in cima alla salita. Stranamente oggi c'è in giro nessuno, o poco. Madonna che caldo. Un giorno vi spiegherò anche il mio modo di allenarmi da zero fino a quando fate 2600-3000 km, dove iniziate a sbloccarvi e dove inizierete a fare dei lavori particolari, chi tra le salite, chi tra le pianure e chi fa il misto, chi è portato sia per le pianure che per le salite. Questi sono piccoli spoiler che vi posso dare, io che sono poi un principiante a livello ciclistico. Comunque vi racconterò anche questa passione che mi è nata per il ciclismo. Ultimi metri per scollinare, pedaliamo un attimo agili e dopo la portone più duro davanti. In questo caso io ho il 52 e iniziamo a spingere per non tirarsi indietro, ma per fare un po' di potenziamento su quelle leggere salite che la nostra gamba ha bisogno per svegliarsi un po' fuori. Adesso entreremo in galleria e dopo abbiamo tutto un falso piano fino a Molveno. E ho iniziato a fare il piano. Vi posso dare le mie prime impressioni su questa GoPro Fusion. Devo essere sincero che secondo me è veramente enorme a livello estetico. È molto pesante confronto alla mia GoPro Hero 8. Non ha uno schermo dove si possa vedere cosa si stia registrando, che secondo me sarebbe stato una cosa ottima, magari avere uno schermo magari diviso in due, con a sinistra uno schermetto della fotocamera davanti e a destra uno schermetto con la fotocamera posteriore, per capire un po' cosa si stia inquadrando, cosa si può vedere, eccetera. Dopo, anche se si vuole impostare un 4K, un 1080 o quello che è, non si può, c'è solo il 3,5K e il 5K, che adesso io ho il 3,5K, 50 fps mi pare, quindi spero di poterlo dare sul mio computer. Comunque sono tutte prove che dovrò fare quando arriverò a casa. Ieri ho provato a smanettare un po' nelle impostazioni, ma è veramente piccolissimo lo schermetto e anche i tagli di memoria disponibili adesso sono veramente piccoli. E niente, adesso quando arriverò a casa un po' più tardi vedremo come ha registrato questo video, com'è la sua stabilizzazione ottica, com'è il suo audio e da lì deciderò. Intanto ci dirigiamo verso Molveno e dopo nei prossimi giorni, cioè quando editerò questo video, daremo delle conclusioni e ci penserò sul da farsi di questa GoPro. Eccolo Nero, guarda, guardati!
Bene, siamo arrivati alla conclusione nel dire che questa GoPro Fusion è veramente, come dicevo nel video, veramente pesante. Però ha dei pregi. Non è stabilizzata benissimo come la GoPro Hero 8 che sto usando per registrare, però posso dire che fa dei bei video, ha delle belle riprese e mi piace. Posso dire che è veramente veramente bella, a parte il suo peso, però per le riprese e anche la stabilizzazione e soprattutto il suo audio sono veramente ottimi. Adesso ne farò altri video per dirvi, per pensarci bene, più che dirvi, per pensarci nel e se prenderla. E sì, è passato qualche giorno dall'ultima volta che ho registrato questo video che sto editando adesso, e nel video vi stavo parlando del 3,5K e del 5K. Il 3,5K è un 4K in 60 fps e il 5K è in un 4K a 30 fps, così di essere un attimo più chiari dopo aver visto le istruzioni sul sito di GoPro Fusion. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e seguitemi sui miei social network, Instagram e Facebook. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!